Erano per infilare gli aghi. Come si chiamavano questi? Bacchetti. E come si usavano? Sì, esatto, certo, sì, questo l'ho visto lavorare, veramente. Questi venivano sempre inseriti in una cintura, sì. Addirittura con tre ferri, uno così, infilato qua, due così, e così facevano la maglia. Ecco, così facevano la maglia. I ferri sono più fini, più medi e più grossi. Addirittura questi fini erano per il cotone, addirittura per le calze, per le calze di cotone per l'estate, addirittura. Quelli grossi per la lana più grossa. Sì, vedete questa parte annerita? Sembra bruciata. Bruciata, proprio bruciata. Questa è proprio bruciata, perché durante l'inverno, mentre facevano questo lavoro, ogni tanto lo sfilavano e stuzzicavano il fuoco nel caminetto. Addirittura, è vero, le focolare all'epoca, ecco perché la parte è bruciata. Questi invece? Questi erano da uncinetto, per fare il ricamo a uncinetto, perché c'è l'uncinetto metallico, addirittura, che normalmente una parte di questa produzione si chiama pizzo d'Irlanda, niente di meno. Questi invece sono aghi che ci facevano i materassi all'epoca. Questo sembra battuto a mano. Sì, ecco, anche a mano. Questo è per fare i materassi, addirittura all'epoca, perché all'epoca mettevano dentro il materasso, non la lana, perché la lana era un lusso solo dei nobili, addirittura una specie di fieno chiamato vegetale, delle erbe. Prima ancora, alla fine dell'Ottocento, all'interno dei materassi, il ceto popolare per dormire, mettevano le foglie del grano turco. Poi venne fuori un avanzamento, addirittura all'inizio del Novecento, che mettevano dentro delle cose vegetali, una specie di erba seccata, fino all'epoca che poi è stato possibile per tutti avere la lana, e questi erano per cucire i materassi. I fusi della seta sono toscani. La maggiore produzione, il maggiore uso della seta era nella città di Lucca, addirittura, però il baco da seta era diffuso sia in Umbria che anche i miei. La prima metà del Novecento coltivavano i bachi da seta. Quindi niente di meno. Sua nonna? Sì, però i fusi, la lavorazione poi specializzata, veniva mandata solo a Lucca, addirittura in Toscana. Loro facevano tutta un semilavorato, la raccolta del filo della seta, però dopo i fusi erano proprio addirittura nel fior fiore della Toscana, il fuso da seta. Questi da dove vengono? Quindi vengono da Lucca questi? Sì, queste sono tutte da Lucca, perché la parte del, diciamo, il fiorfiore dei fusi era specifico, l'assoluta lavorazione artistica della seta a Lucca. Allora, questi vengono dal monastero, sempre delle monache camaldolesi di Arezzo, come c'erano altrettanto a Assisi. Niente. Questi sono i più particolari. Questa parte si chiama fusello e questa parte si chiama camicia. Questi servivano esclusivamente per fare il tombolo con la seta, che era pregiatissimo, addirittura il filo di seta, che era solito intrecciarsi, eccetera. Allora veniva arrotolato in questa parte qua, fra la testa e questo ringrosso. Poi veniva una certa quantità, in modo che fosse compensato da questa chiusura così, e la parte tirata su così, e veniva tirato così, che allora non si intrecciava, non si macchiava con il sudore delle mani, addirittura, e facilitava l'operazione per lavorarlo, perché era un filo sottilissimo e quindi anche di peso specifico molto leggero. Il legno è questo? Sì, allora il legno di questo, diciamo, con grossa attendibilità, sembra che sia un legno attualmente estinto, uno dei legni attualmente estinti nell'Ottocento, che si chiamava fusaggine. La lavorazione di queste cose particolari veniva fatta a Belluno, dove erano specializzati addirittura per fare le seggiole e queste lavorazioni artistiche di tornitura per tutti i cosi, i fuselli dei tomboli che poi venivano mandati. Allora, queste sono porta aghi, queste sono imbachelite, che erano sempre della nonna Santina, addirittura qui tenevano gli aghi per rassettare, per cucire, sia i sarti e sia nelle case le donne che rassettavano all'epoca. Queste sono vari tipi, vario genere, sia a vite e sia a pressione. Qui venivano tenuti gli aghi con questo decoro così. Qui c'erano dei falegnami che li facevano appositi, oppure erano fatti in famiglia? No. Queste normalmente venivano tutti fatti da artisti tornitori, veramente. Anche questi che erano
così a, a inserirsi, a però veniva fatto sempre da artisti tornitori. Qui la curiosità. Questi sono i pezzi più particolari. E che è questo? Che non si trovano più. C'erano soltanto alcuni quando ero bambino io. Ecco, ora qui viene inserito il filo e poi tirato indietro, quindi anche se la cruna è piccola, basta c'entra questo e si fa tirare indietro. Il filo. È vero. Questi c'erano quando ero bambino.